5 giugno ricorre il 209° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nella giornata odierna, presso la caserma, sede del Comando Provinciale, si è svolta una cerimonia per celebrare la ricorrenza. Presenti le autorità militari, civili e religiose della provincia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Prefetto di Pesaro Urbino. Auguri carissimi a tutti i militari dell'Arma e ai loro familiari. Non posso che ringraziare il Comandante Provinciale dei Carabinieri e tutti i militari anche di Pesaro per l'attività che svolgono ogni giorno, per la vicinanza, per il supporto, per l'attenzione ai territori e per le proposte e le soluzioni sempre efficaci. E i Carabinieri sono sempre pronti, sempre attivi, sempre immediati, quelli immediatamente vicini alle popolazioni. Non riesco a immaginare un'Italia senza i Carabinieri. Il momento sulla cerimonia odierna è sempre una grande emozione. Sì, spero che nella semplicità possa aver dimostrato la nostra, diciamo, il nostro attaccamento alle persone, anche con questi riconoscimenti militari consegnati proprio dai sindaci, dai loro sindaci, spero che sia un po' più significativo rispetto a quello che viene fatto normalmente. Poi la partecipazione dei bambini è sempre gradita. Occasione importante per tracciare un bilancio. Nell'ultimo anno, secondo i dati statistici riferiti al periodo maggio 2022 e aprile 2023, i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato oltre 16.000 interventi. No, la situazione attuale della provincia è assolutamente, diciamo, possiamo dire tranquilla. Logicamente sono le problematiche di tutte le province, le medie province italiane, però non c'è assolutamente nessun allarme, se non logicamente situazioni particolari specifiche come noi e non la polizia, la finanza e tutti gli altri enti riusciamo a intercettarle per tempo. Nell'ultimo anno, a parte, diciamo, quella che può essere il traffico di droga, ma di piccolo livello, non di grosso traffico che proveniente da fuori, abbiamo logicamente un grande incremento, una grande situazione particolare per quel che riguarda i codici rossi, quindi logicamente violenza sulle donne e violenza di genere, che logicamente dove la conflittualità comunque all'interno delle famiglie e all'esterno è aumentata. Sono, rispetto all'anno precedente, difficile fare confronti perché era ancora un anno quasi pandemico, quindi ancora difficile, quindi rispetto al 2019, che è l'anno pre-pandemia, i reati sono in calo.